Oggi voglio parlare di come trasformare l'ansia da palcoscenico in energia a disposizione per cantare al meglio. Diciamoci la verità, cantare davanti agli altri è faticoso, è pauroso, spaventa, fa paura, e però se vi può consolare, questo è un argomento che ci tiene tutti coinvolti e non credo che esista nessuno totalmente incolume da questo timore. Ora però i problemi si verificano quando questa paura diventa talmente forte da non essere semplicemente un timore o da dare semplicemente quel momento di farfalle nello stomaco, ma da diventare talmente forte da bloccare, da impedirci veramente di dare non soltanto il meglio di noi, ma proprio di riuscire a fare quello che noi facciamo, e l'esibizione di qualsiasi tipo si tratti si trasforma in un incubo, in un'esperienza attraverso la quale dobbiamo passare come se stessimo passando attraverso il peggiore degli inferni. Allora, come si deve fare, direte voi? Allora, la prima cosa, il primo consiglio che io vi do è di osservare che cosa succede al vostro corpo nel momento esatto in cui arriva questa ansia e questa paura da palcoscenico. Tendenzialmente vi accorgerete che la cosa più comune è un respiro accelerato. Quindi io, quando comincio ad avere paura, inizio a respirare in maniera ansiosa. In che modo? Cioè la mia respirazione si accelera. Accelerando la respirazione accelera anche il battito del cuore e ottengo questo tipo di respirazione così affannosa. Quindi per prima cosa quello che io voglio che voi proviate a fare è a rallentare la respirazione. Esiste un semplice esercizio che è questo: inspiro in 4 tempi, quindi sarà contando naturalmente fino a 4, e poi espiro contando fino ad 8 lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo rifaccio un'altra volta, inspiro contando fino a 4, espiro contando a voce alta fino a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La velocità alla quale riuscite a rallentare sia il respiro che l'emissione è direttamente proporzionale alla calma che voi riuscite a recuperare. In realtà, che cosa succede? Che rallentando la respirazione rallenta anche il battito del cuore e quindi io ritrovo una sensazione di maggiore calma. Poi però a questo punto mi ritrovo addosso una grande energia che era l'energia data dalla tensione che si stava accumulando, ma io all'improvviso me la trovo a disposizione. E quindi che cosa posso fare con tutta questa energia? Ecco, quello è un grande aiuto, quello è il mio corpo che dispone all'improvviso di una grande adrenalina che potrà usare questa volta in maniera positiva, non per bloccarmi, ma per spingermi verso un qualcosa di straordinario che io posso fare su quel palcoscenico. Quindi alla fine il trucco forse è che noi non dobbiamo chiamarla più ansia da prestazione o paura da palcoscenico, ma adrenalina da palcoscenico, energia da prestazione. Riflettiamoci un po', fate un po' di esperimenti con il vostro respiro e fatemi sapere come vi trovate.